Siamo saliti tutti sull'autobus almeno una volta senza pagare il biglietto, perché spesso si crede di riuscire a cavarcela con qualche spiegazione improvvisata al momento, magari fingersi stranieri e non capire quello che ci dice il controllore, oppure diciamo vabbè, male che vada pago la multa, con tutte le volte che viaggio sul bus senza biglietto, tutto sommato compenso così. Guardate che in realtà le cose non stanno proprio in questi termini. Lo sapete che in alcuni casi rischiate il reato e sapete anche che il controllore non può obbligarvi a scendere prima? Allora seguite bene questo video fino all'ultimo secondo, scoprirete 6 cose che non tutti conoscono se non si paga il biglietto dell'autobus. La prima logica conseguenza di salire sull'autobus senza essere beccati dal controllore è quella di ricevere una multa. L'addetto dell'azienda del trasporto pubblico locale ti chiederà un documento d'identità e dovrai darglielo perché in quel ruolo lui è un pubblico ufficiale. Il controllore ti farà un verbale e te lo consegnerà probabilmente insieme a un bollettino postale prestampato con i dati del comune interessato e poi dovrai essere tu stesso a scegliere se pagare e toglierti il peso oppure non pagare e prendertene le conseguenze. C'è anche chi parte bene e finisce male, cioè chi compra il biglietto, sale sull'autobus e non lo timbra, ma non per pigrizia, ma perché c'è così tanta gente che non riesce ad avvicinarsi all'obliteratrice da quando sale a quando deve scendere. Il risultato purtroppo sarà sempre lo stesso. Nel momento in cui scendi dall'autobus con il biglietto appena acquistato in tonso, cioè non timbrato, e trovi il controllore, rischi la multa. Il fatto che tu non sia riuscito ad obliterare il biglietto non gli interessa, se vuole te la può fare. Il verbale che ti viene consegnato dal controllore non è un documento valido per avviare una procedura esecutiva. Significa che se non paghi la sanzione, il comune o l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale potranno agire solo dopo la notifica dell'atto di ingiunzione di pagamento presso la tua residenza. Così ha stabilito la Corte di Cassazione. Senza la consegna di questa ordinanza, nessuno può agire contro di te. Se sei minorenne, il verbale deve essere intestato ai tuoi genitori in qualità di esercenti la potestà genitoriale, altrimenti è nullo. Il controllore ha la facoltà di pretendere dal viaggiatore l'esibizione del biglietto e in mancanza l'indicazione delle sue generalità per elevare la multa. È nel suo potere chiedere, ma non ordinare, i documenti d'identità per l'identificazione del responsabile. È diritto del viaggiatore però non esibirli perché, ad esempio, non li ha con sé. In tal caso il controllore non può, come invece potrebbe un comune agente della polizia, accompagnare il soggetto in caserma, questura o alla stazione dei carabinieri per l'identificazione, ma può invece intimargli di scendere e, se del caso, attendere la prima pattuglia di carabinieri o poliziotti chiamati dallo stesso accertatore per l'identificazione del viaggiatore senza biglietto. Mettiamo il caso che sei salito sull'autobus senza biglietto, il controllore ti chiede un documento e tu ti rifiuti di mostrarglielo e quindi non gli vuoi fornire le tue generalità, oppure gli comunichi un nome, un cognome o un indirizzo sbagliato nel tentativo di farla franca. Un gesto del genere è reato di falso in atto pubblico, significa che per non pagare una multa, che è un atto amministrativo, rischi di dover subire un processo penale. Certo, puoi fare di peggio, come è già successo con tanti altri passeggeri, quelli che non si accontentano di non pagare il biglietto sul bus, ma che, sollecitati dal controllore a fornire le proprie generalità, reagiscono in maniera violenta o prendono l'addetto al trasporto pubblico e gli altri utenti a spintoni pur di guadagnare la porta alla fermata successiva. Questo si chiama reato di resistenza al pubblico ufficiale, il che sporca la tua fedina penale. Va detto però che il controllore non ha il potere né di perquisire il passeggero nel tentativo di trovare un suo documento, né di trattenerlo a bordo dell'autobus finché non arriva la polizia. Quello che può fare invece è dire all'autista di fermare il mezzo e di costringere il passeggero abusivo a scendere. Spesso l'autobus, su richiesta del controllore, si ferma per far scendere il portoghese senza biglietto. Se questi tarda a farlo bloccando la corsa, lo si può incriminare per interruzione di pubblico servizio. C'è però da dire che, secondo alcune sentenze, il controllore dell'autobus non può obbligare il passeggero a scendere e dovrà consentirgli di rimanere sul mezzo fino alla fermata da questi attesa. Tutto ciò che può fare è elevargli la multa. Bene amici, anche questo viaggio nel diritto italiano è finito. Mi raccomando, seguite il canale, iscrivetevi, commentate, fatemi sapere i vostri dubbi sulla legge e questa è la legge.
Questa è la legge. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, cosa si può fare e cosa non si può fare in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale.